Avevo interpretato dei film che Riccardo mi aveva invitato, insomma, ad interpretare con Il posto dell'anima e Come piano solo, e poi ho chiesto a Riccardo se volesse fare la regia di un film che avevo in mente insieme a Furio Andreotti, insieme a Riccardo, questa poi è un'idea che abbiamo sviluppato insieme a Giulia Calenda, che è diventato, che è, scusate se esisto, prodotto da Lucigiano, distribuito da 01, ed è stato un film che sentivo la necessità di fare come sceneggiatrice, perché volevo raccontare una storia. Era una storia naturalmente legata alle donne, che palle, questa parla sempre delle donne, però era legato a un episodio che mi era successo nel lavoro, di invisibilità, una cosa che mi aveva fatta sentire invisibile. E, per cui io, da autrice in un tavolo di autori quasi esclusivamente maschi, raccontavo una storia, i miei due coautori erano seduti a fianco a me, ma insomma chi poi ascoltava la storia e replicava guardava gli altri due maschi di fianco a me. E questa è una cosa che capita spesso a molte donne, capita sulla pelle, che annuiscono, quindi è una cosa che capita tanto. E che non ha niente a che vedere con le violenze, non ha niente a che vedere con cose più gravi, orribili, che possono capitare purtroppo, ma questa è una cosa che capita, è sottile, è piccolina e ti lavora. E le donne l'hanno molto amato questo film, quindi era una storia, naturalmente l'abbiamo messa come facciamo quando si incontrano le storie drammatiche, si mettono in commedia, perché i drammi, tanto sia le commedie che i drammi, sono dei drammi di base. Però, perché uno perché è un dramma va raccontato come tale, l'altro è un dramma e serve il guaio per far ridere qualcun altro, quindi un guaio c'è sempre. Abbiamo raccontato, ci siamo inventati la storia di questa architetta, donna bravissima, impeccabile, iper preparata, che però si chiama Serena Bruno e in automatico viene scambiata per la segretaria di se stessa, cioè la segretaria del dottor Bruno Serena, dell'architetto Bruno Serena, perché insomma, la donna che fa un passo indietro, la donna in gamba dietro a un grande uomo, una figura che ben conosciamo e che ormai ci rimane un po' sul gozzo, come diciamo tutte quante, e quindi ci siamo inventati questa storia. Presenta un progetto meraviglioso, ma con questo nome e cognome la commissione fa prima, piuttosto che pensare che lei è l'autrice di questa cosa, lì presente, pensa che sia la collaboratrice numero uno di un grande architetto, il frontman, e quindi da lì insomma parte un'altra commedia, che era la commedia degli equivoci, che però chiaramente ci ha trovato tutti quanti, parlo di noi quattro, insomma ognuno nei suoi ruoli o nel suo ruolo d'accordo nel voler raccontare una storia del genere. Questo film poi ha proseguito, perché anche i successivi lavori, le successive commedie le avete sempre scritte con la stessa squadra. Sempre la stessa squadra, mamma o papà, che erano i miei più in francese, e poi due gatti in tangenziale, con e senza goccia di morto nel titolo. E ma cosa ci dice il cervello? L'abbiamo fatti tanti insieme, siamo sempre insieme. Non io e te solo, dico anche con Giulia Calenda e con Furio Andreotti, per fortuna, se ci fossero loro sarebbe... Ecco, come servono un po' questi due altri interventi, Giulia Calenda e Andreotti, a mettersi in mezzo in un rapporto che rischia di essere complicato, essendo professionale e privato allo stesso tempo? No, loro aiutano molto, ci cantano la canzone di Casa Vianello, chi esce a fumare, chi fuma dei due, adesso non sto a specificare, insomma, guardano nel vuoto, guardano il telefono a un certo punto, tamburellano sul muro, insomma non ci hanno mai gridato basta, smettetela, noi non ne possiamo più. Devo dire, sono stati sempre elegantissimi, li voglio ringraziare pubblicamente, grazie Furio, grazie Giulia, che ci supportano, perché in fase di sceneggiatura ti discute tanto e lo fai chiaramente con i tuoi colleghi, però quando hai tanta confidenza ti permetti cose che con un collega non puoi permetterti, cioè noi andiamo proprio, ma poi dopo tutto si appiana. Tutto. Ma vi portate a casa il lavoro? Sì, lo so, è una cosa che non si fa qualunque, diciamo, canalista ti direbbe, ma non farti fare una cosa adesso, io, ma non ci vuole nemmeno una figura così competente, pure basterebbe mamma, un amico che ti dicesse questo, quindi noi lo sappiamo. Però
Però alla fine, dai e dai, lo facciamo. Quindi diciamo che nel periodo in cui si scrive il film, che a volte insomma, richiede alcuni mesi, sì. Abbiamo chiamato gli avvocati anche. Sì. Però ancora non hanno fatto